Leggiamo dal Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 14. Il mio amico è per me come un grappolo di cipro delle vigne di Engedi. I frutti del sacrificio di Cristo. Le vigne di Engedi erano famose per la ricchezza dei frutti e le costose spezie. Ciò che era bello a vedersi, dolce e fragrante al gusto, lo si poteva trovare in abbondanza. La mirra stillante, una linfa amara e l'ennè degli splendidi fiori possono ricordarci le sofferenze del Signore Gesù e la sua gloria, e portarci a pensare a Lui che è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Romani capitolo 4, versetto 25. Niente ha mai dato un risultato più grande della croce di Cristo. Là, sul Signore innocente, il peccato è stato giudicato da Dio secondo le esigenze della sua gloria. Ed ora chi crede in Lui può essere perdonato dei suoi peccati perché il sangue di Gesù li ha cancellati. La croce di Cristo è il fondamento del nostro perdono, della nostra pace, della riconciliazione con Dio e di ogni altra benedizione, sia nel tempo attuale, sia nell'eternità. L'amore di Dio ha trionfato alla croce. E anche la santità e la giustizia, la verità e il diritto sono stati manifestati e glorificati. Su questo solido fondamento, il peccato e i peccati sono cancellati per chi li confessa e accetta Gesù come suo Salvatore. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 36. Ora, come Gesù è risuscitato, così sarà risuscitato anche ogni vero credente. La morte e la risurrezione di Cristo sono la base sicura e infallibile della fede. Che il Signore ci benedica.